Il nostro impianto è aperto già dal 30 di novembre con grande impegno e sacrificio, come appunto nel rispetto delle norme, perché solo atleti, agonisti e professionisti possono utilizzare l'impianto. Purtroppo tutti gli altri utenti, con grande sacrificio, devono rinunciare all'utilizzo dell'impianto, nonostante le tante esigenze di salute, specialmente. Quando parliamo di atleti professionisti, un numero circa indicativo di quanta gente continua comunque ad allenarsi in piscina? Attualmente l'impianto è frequentato da circa 100 utenti suddivisi in tre attività macro che sono nuoto sincronizzato, pallanuoto, nuoto agonistico e nuoto settore master. Tutta la parte invece dei non agonisti va anche a incidere dal punto di vista economico per la gente che frequentava saltuariamente la piscina. Assolutamente sì, purtroppo quello che riguarda le entrate e l'attività economica è assolutamente in crisi, in quanto la nostra utenza giornaliera è almeno di 400 utenti. Attualmente, considerando i turni dove non tutti gli atleti si allenano tutti i giorni, abbiamo una frequenza media di appena 50 utenti. Sappiamo già che fino ad inizio marzo piscine e palestre resteranno chiuse nella speranza che possano riaprire il più presto. Sì, questo è un dato che conosciamo. La Polisportiva si è fatta impegno di garantire l'apertura dell'impianto per gli atleti. Le famiglie di questo ci sono altamente riconoscenti. Purtroppo vorremmo accontentare tutti gli altri che in questo momento sono costretti a non frequentare l'impianto e a non poter usufruire dei benefici dell'acqua. Per chi magari aveva un abbonamento con la piscina? Gli abbonamenti al momento sono congelati, le persone che ci hanno contattato hanno già avuto la risposta che l'abbonamento verrà prolungato senza nessuna perdita di nessun genere. Ovviamente appena l'impianto potrà riaprire e appena gli utenti stessi decideranno di poter tornare nel rispetto della loro serenità e sicurezza, nel rispetto dei protocolli e speriamo che ciò avvenga entro brevissimo.